Io sono Michele di Radio Sherwood e noi abbiamo appena ascoltato la playlist di Magma, la trasmissione metal della radio, che vi ricordiamo essere in onda dalle 17.30 alle 19.30 ogni venerdì. E se ve la perdete potete anche ascoltare la playlist su Spotify o sul sito della radio. Questa sera, 29 giugno, ospitiamo sul second stage il Trivial Party. Suoneranno quattro band molto molto interessanti. La prima, una delle quali, e che abbiamo qui presenti al nostro stand, sono i Despite Exile. Innanzitutto benvenuti ragazzi, benvenuti, anzi bentornati a Sherwood, visto che già avete calcato i nostri palchi. Sì, sì, grazie mille del benvenuto. Abbiamo suonato qui nel 2018, e sembra una vita fa, però amiamo molto Sherwood. E anche da utenti, per così dire, mi dicevate prima. Sì, beh, io appunto vivo a Padova, quindi Sherwood per me è una casa estiva. E, niente, io entrerei subito nel vivo della nostra chiacchierata, perché voi pochi giorni fa, se non sbaglio, avete pubblicato un nuovo singolo che si chiama Scepter. E io, leggendo così sui social la descrizione che avete dato di questa canzone, sono rimasto parecchio incuriosito, perché avete citato nomi belli grossi, c'era Foucault, Hobbes, e quindi insomma volevo un pochino chiedervi qualcosa di questa canzone, sia dal punto di vista ovviamente musicale, ma ovviamente soprattutto mi ha incuriosito il significato di questa canzone. Sì, allora, la testa dietro a tutto quanto il concept è lui, è Joe. Lui scrive tutti quanti i testi, il 99% se non altro, e lui che tira fuori tutte quante le idee a livello proprio di album, a livello di topics e anche appunto in questo caso qui tutta questo ragionamento filosofico dietro al potere, eccetera, mentre io e l'altro chitarrista siamo quelli che scriviamo tutti quanti, nonostante io canti, è lui che scrive i testi. Molto spesso non capisco assolutamente cosa dice, infatti cos'è questo? E allora mi fa delle bellissime lezioni di filosofia ogni tanto, quindi imparo anche facendo del metal. No, vabbè, poi ovviamente io magari mi tolgo un sacco di altre responsabilità, Jay ha prodotto il pezzo, e da ormai insomma 6 anni che ci produciamo, autoproduciamo la nostra musica, e abbiamo fatto questa scelta con il nostro ultimo disco e in realtà siamo molto felici del risultato e quindi speriamo di proseguire in questa direzione, che si senta anche l'evoluzione del suono, insomma, quindi parlo io al posto suo della produzione. E per quanto riguarda invece diciamo un po' il significato, diciamo, va bene, io sì, da qualche anno mi occupo del concept dietro alla band, alle release, e studio filosofia, l'ho studiata, insomma ci lavoro più o meno, e non abbiamo mai cercato di essere troppo espliciti nel pretendere di avere un qualche contenuto, no, più profondo da offrire, ma ci piace infarcire un po' la nostra musica di riferimenti. In questo caso abbiamo pensato che fosse il caso di essere un po' più espliciti, perché questo in realtà è l'unico pezzo che abbiamo deciso di uno dei due pezzi che abbiamo deciso di tenere da un disco che stavamo scrivendo prima della pandemia e che abbiamo deciso di cestinare sostanzialmente dopo una crisi d'identità molto prolungata. Però questo pezzo ci eravamo molto affezionati e diciamo che poi in realtà è stato scritto e riscritto, cioè questa versione che è uscita adesso. Ci sono due cose dell'originale, però il testo è rimasto lo stesso. Esatto, e stavamo lavorando a un album che ruotasse attorno al concept della dualità, del dualismo, e attraversato da vari punti di vista, e uno dei vari momenti che dovevano comporre questo album, che non esisterà mai, o che insomma in parte è trapassato nella cosa nuova che stiamo facendo, in uno di questi brani mi sono voluto concentrare sulla questione del potere, e quindi sullo scettro come simbolo di un potere, e diciamo gioco un po' nel pezzo mostrando le contraddizioni che derivano dalla pretesa di poter concepire il potere come qualcosa che si possiede, e ecco, quindi di cui Foucault insomma è un ragionamento di questo tipo. E prima parlavate un po' di evoluzione, no? E quindi io vorrei un pochino, come vi dicevo, tornare un po' indietro, perché voi siete giovani, ma l'anno scorso la vostra band ha compiuto ben 10 anni di attività. E avete festeggiato i 10 anni di attività riregistrando uno dei vostri primi, il vostro primo disco, che è Scarlet Reverie, e ripubblicato come Reloaded, no? E, quindi io volevo chiedervi un pochino per quale motivo avete deciso di riregistrare questo nuovo vostro disco e cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa, sia in
particolare, io penso dal punto di vista musicale, da quando l'avete registrato per la prima volta 10 anni fa e quando ora riregistrandolo con tutta una mole, diciamo, di carriera e di conoscenze, immagino, diversa. Allora, in realtà l'idea di ripubblicare Scarlet Reverie era già stata sondata, perché comunque è il primissimo EP che abbiamo registrato, e l'abbiamo registrato ben più di 10 anni fa, e l'abbiamo registrato senza cognizione di causa, in condizioni patetiche, semplicemente perché ai tempi volevamo suonare e quindi avevamo bisogno di canzoni prodotte o comunque registrate da far sentire ai promoter, perché quella volta, appunto, siamo vecchi, Spotify non c'era, quindi dovevi dire: guarda, noi facciamo questo, caricavi su MySpace. E abbiamo registrato nello scantinato del nostro chitarrista, che comunque sapeva un po' cosa stava facendo, ma i mezzi erano molto 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 più limitati rispetto ad ora. E quindi dicevamo, abbiamo sempre detto, queste canzoni qua sono belle, però suonano malissimo. Quindi magari prima o poi troveremo l'occasione per registrarne una o due, le più belle, e un po' per i nostri vecchi fan, un po' anche come meme, pubblicarle e riderci anche sopra. Sta di fatto che poi c'è stata una pandemia, abbiamo buttato via un album, io ero chiuso in studio 24 ore su 24, gli ho detto: ragazzi, il prossimo anno, anzi a breve ne facciamo 10, visto che io non ho troppo da fare, riregistro tutto e riproduco da zero Scarlet Reverie, teniamo lo scheletro delle canzoni, però le riregistro io, le riproduco, ci aggiungiamo delle cose, degli elementi che sono più moderni, nel senso che è quello che facciamo ora, tipo un sacco di layer di elettronica o comunque di synth, orchestre, cose del genere, e in più ci aggiungiamo due pezzi che all'epoca non abbiamo mai registrato veramente, che sono Infestation, che era una canzone nata un po' per scherzo perché era insuonabile, però la classica canzone che scrivi per divertirti, e una cover che non abbiamo mai avuto il coraggio veramente di pubblicare, che è una cover di Eminem. Che insomma, non abbiamo mai avuto problemi contro, cioè mai stato contro chi fa cover e cose del genere, però non è nel nostro, mettiamola così, quindi siamo sempre stati un pochettino resti a farlo. Abbiamo detto, già che riregistriamo tutto Scarlet Reverie, mettiamoci dentro anche questa, così proprio ci divertiamo, impiego il mio tempo soprattutto perché ero in studio, e io in realtà, cioè secondo me è venuto fuori bene, mi sono divertito un sacco a farlo ed è stata una bella esperienza, ecco. Soprattutto vedere cosa avevamo fatto e com'è stato riadattarlo a 10 anni dopo. È stato molto interessante. E quindi, tra l'altro, mi hai anticipato su una mia curiosità, che era la cover di Eminem. Sì. Hai già detto tutto. Ma e quindi abbiamo parlato del passato, partendo dal singolo che avete appena pubblicato. Mm-hmm. E quindi ovviamente la spontanea domanda che viene adesso è il futuro, no? Avete pubblicato adesso un singolo. C'è qualcosa c'è nel futuro adesso, immagino date live, sì, come quella di questa sera, sì, forse anche qualche altra registrazione, qualcosa? Allora, suoniamo il 17 agosto al Parco della Musica con Esa Lei Dying, Lorna Shore, 1056 e gli Eline, che sarà un concertone, perché insomma non venite, credo che venite, prendete la prevendita, Esa Lei Dying e Lorna Shore abbiano bisogno di troppe presentazioni, e dopo di questo continueremo a pubblicare qualche singolo e poi uscirà un album, chiaramente, però in autunno, come nostro solito, perché abbiamo pubblicato sempre album in autunno, e sì, comunque c'è un album che sta venendo ultimato, perché comunque abitando tutti lontani e avendo anche tante cose da fare durante le giornate, durante il nostro tempo, dobbiamo trovarci a sprazzi a registrare, perché mi occupo di tutto quanto io, chiaramente, quindi dobbiamo un attimino incastrare tutto, però siamo a un ottimo punto. I prossimi singoli sono già pronti, abbiamo già un video pronto per il prossimo, che tra l'altro suoneremo stasera, oltre a Scepter suoneremo un'altra canzone nuova stasera. Piccolo spoiler. Ecco, e siamo carichi, anche perché è da 2 anni e mezzo che non suoniamo. E noi siamo carichi come voi, finalmente un bel po' di concerti in vista. Bene, io vi ringrazio per questa breve ma interessante chiacchierata e vi auguro e ci auguriamo tutti un buon concerto, finalmente, come dicevi te. Sì. E quindi ci vediamo stasera e buon concerto. Grazie mille. Grazie mille a tutti. Grazie.